GF VIP 2018 puntata 19 novembre. L'eliminato Ilari Blasi bacia Ivan Cattaneo in lacrime nell'undicesima puntata del Grande Fratello VIP 2018 del 19 novembre è stato eliminato Ivan Cattaneo in sfida con la fortissima Lori del Santo. Una sfida all'ultimo voto perché Lori è riuscita a farcela con il solo 50,3% dei voti contro il 49,7% di Cattaneo, che quindi può dirsi soddisfatto. Rientrato in studio, Ivan ha parlato della sua solitudine e del fatto che adesso tornare alla vita di tutti i giorni sarà difficilissimo. Un momento bellissimo anche perché Ivan ha tanto da raccontare come uomo e come artista. Ilari a un certo punto lo ha baciato dopo averlo visto piangere. La prima finalista del GF VIP 2018 è Silvia Provvedi. A sorpresa nessuno ha parlato invece delle polemiche sorte dopo le parole dette a Benedetta Mazza, polemica che noi non abbiamo condiviso e che il GF VIP ha fatto bene a evitare essendo l'argomento serio. Di Ivan difatti avremo un bellissimo ricorso e speriamo sia scelto per qualche altro reality, sarebbe perfetto per l'Isola dei Famosi anche se un concorrente così riesce a lasciare il segno ovunque. Se di Ivan sapevamo già che sarebbe uscito, se ne è parlato molto questa settimana, nessuno sapeva chi sarebbe stato il primo finalista nell'undicesima puntata. Tutti i concorrenti hanno dovuto votare un concorrente a scelta pensando di mandarlo al televoto per l'eliminazione. Così non è stato, i concorrenti in realtà hanno votato coloro tra i quali sarebbe stato scelto il primo finalista. La vincitrice è stata Silvia Provvedi, divisa dalla sua Giulia, che il pubblico ha preferito a Benedetta, Andrea, Lori e Jane. I nominati dell'undicesima puntata e i concorrenti divisi in due gruppi. In puntata non c'è stato molto da dire, i più forti sono stati eliminati e chi è rimasto non ha tanto da raccontare. Si è parlato di Francesco e Giulia e delle ultime polemiche che li hanno coinvolti. Ma non sono stati calcolati Stefano e Benedetta, eppure qualcosa da far notare loro c'era, senz'altro. Ci si è poi soffermati sul passato di Martina Amedi, che ha rivisto la mamma dopo tanto tempo, e tutto il resto è stato poi dedicato ai meccanismi che avrebbero portato i ragazzi ad eleggere il primo finalista e i nominati. Tornata Silvia in studio, si è passati infatti alle nomination. Walter e Jane in nomination. Tra sorpresa e malumore i concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Il primo, formato dai primi candidati alla finale, dovrà vivere in caverna, il secondo invece potrà restare in casa. Walter, capo del primo gruppo, poteva salvare tutti pescando una piramide col bollino rosso, ma è stato sfortunato. I nominabili sono stati quindi quelli della sua squadra. Ad andare in nomination alla fine sono stati lui, sorpreso dalla scelta dei compagni, e una Jane che invece era quasi consapevole di tutto. Chi sarà eliminato? Quest'ultima si ricongiungerà ad Elia oppure sarà Walter a uscire? Lo scopriremo giovedì.